Allora, ripartiamo dal modello dei casi d'uso. Modello dei casi d'uso che quindi riassume le funzionalità del sistema, perlomeno quelle interattive, dal punto di vista degli attori. Quali sono, chi sono gli attori di questo sistema? In questo caso di attori io ne trovo due. Sicuramente c'è il genitore che fa tutta una serie di cose e poi c'è qualcuno per conto della scuola. Possiamo chiamare un attore ex scuola genericamente che poi in realtà corrisponderà a una persona che ha la password per poter entrare nel sistema da parte di un consiglio scolastico, della segreteria, chi dovrà essere, in certo senso. No? In questo sistema, non abbiamo, in questi processi, non abbiamo descritto altre persone che possono accedere al sistema da punti di vista diversi. Quindi nel nostro diagramma dei casi d'uso, identifichiamo due attori, che sono il genitore, non posso mettere qua, scusate, l'attore genitore e l'attore scuola. Adesso, quali sono i casi d'uso accessibili a ciascuno dei due? Allora, l'attore genitore possiamo andare in un certo senso in sequenza sui processo di iscrizione, quindi sicuramente un caso d'uso è la registrazione, un caso d'uso è il caricamento di una domanda. In realtà questo caricamento della domanda di iscrizione è articolato in inserimento dei dati e inserimento delle scuole. Quindi è un caso d'uso che ne comprende degli altri. Adesso ci possiamo chiedere, ci dovremmo chiedere qual è il caso d'uso. A che livello lo definiamo? È questo un unico caso d'uso che poi al suo interno è complicato? Oppure i casi d'uso sono questo e questo separatamente? Se io ragiono dal punto di vista dell'intenzione del genitore, mi risulta difficile pensare che questa possa essere un'intenzione, inserire i dati dello studente. No? Non vado sul sito per inserire i dati. Quindi la vera intenzione in realtà sarebbe scegliere la scuola, che comprende al limite a livello di sottofunzioni queste altre. Quindi per il genitore lui è soddisfatto nel momento in cui ha inserito le scuole, quindi ha finito le domande da inserire. Quindi lo vedrei questo come un unico caso d'uso perché soddisfa un'unica esigenza dell'utente. Al limite, quello di cui mi posso accorgere è che questo processo è un po' articolato, richiede magari, vado a vedere questa scuola, ma poi ho sentito parlare di quell'altra, magari anche buona, la metto come seconda scelta. Cioè, posso vedere il fatto che questo venga fatto anche in momenti diversi. Allora magari prevederei due casi d'uso, uno inserisci, l'altro modifica le scelte fatte, visto che comunque i dati sono molti, no? E possono essere anche inseriti, posso permettere di inserirli su più momenti. Quindi io il genitore direi, per riassumere, abbiamo detto registrazione al sistema, registrati al sistema, l'altro è inserimento della domanda relativa ad un figlio, per non dimenticarcelo, lo scrivo tra parentesi,
fino a 3 scuole. Questo caso d'uso, inserimento della domanda relativa a un figlio, può essere richiamato più volte, perché se lui ha più figli lo può fare. E poi, dicevo prima, visto che questo è un caso d'uso abbastanza complesso, io ne aggiungerei un altro che è modifica delle domande inserite. Di una domanda inserita. Quindi può, attraverso questo posso andare a inserire scuole diverse. Questo, se vogliamo, sono casi d'uso che includono due sottocasi d'uso che sono inserimento dati bambino, studente, e l'altro è inserimento dati scuola, della scuola richiesta. Questi sono due casi d'uso a livello di subfunction, questo e questo, che sono inclusi in entrambi. No, non in entrambi, scusate. Solo quello di inserimento dei dati da scuola inserito nella modifica. Dati dello studente inserisco una volta sola. Quindi questo è ciò che fa il genitore. L'altra cosa che può fare il genitore è visualizzare le classi. Visione delle classi assegnate. Qui non ho ritenuto opportuno fare un diagramma di casi d'uso a livello summary, perché ci sarebbe un summary solo, iscrizione, che comprende tutto questo. Quindi questa è già un'unica area del sistema, quindi apparterebbe a un unico summary. Quindi ho detto che avevo le sottofunzioni, quindi evidentemente le pagine, l'insieme di pagine, sono inserisci i dati dello studente, che fa parte dell'inserimento della domanda. E poi l'inserimento dei dati della scuola lo posso fare nell'inserimento della domanda oppure anche successivamente in una funzionalità di modifica della domanda che mi permette di inserire dei dati della scuola. Inserire, modificare, eventualmente cancellare, se volessimo entrare nel dettaglio possiamo aggiungere. Direi che il processo del genitore è abbastanza rappresentato. Ah no, poi c'è ancora valuto la soddisfazione del processo, però non lo inserisco come caso d'uso separato, ma lo caccio dentro a forza, dentro il caso d'uso visualizza le classi, in modo da, tra parentesi, e valuta processo. Questo è un po' un cavallo di Troia, nel senso che l'utente arriva lì con l'intenzione di vedere le classi e gli ficco sotto il naso un questionario di gradimento, che lui di per sé non avrebbe voglia o desiderio di riempire. Non è che va lì, ah, adesso oggi sono di buon umore e vado a fare il questionario di gradimento, no? Però all'interno di quel caso d'uso aggiungo un passaggio. Adesso non lo voglio fare cattivo, che se non vota il questionario di gradimento non gli faccio vedere la classe, no? Perché altrimenti so già che voto otterrei come gradimento. Però non è un caso d'uso separato, perché è una funzionalità che come processo avviene dopo la visione delle classi, ma vorrei che fosse come tempistica, come interazione legata alla stessa e non richiedesse che l'utente prendesse una decisione nuova separata per attivare quella funzionalità. Ecco, invece dal punto di vista della scuola è un pochino più complicato, è un po' meno ovvio. Allora, andiamo un po' a vedere, assegnazione delle classi, cosa fa la scuola?
Allora, c'è tutta la parte di composizione delle classi. E quindi... ci sarà... qui abbiamo per ogni indirizzo e per ogni modulo orario. Quindi abbiamo sicuramente una funzionalità in cui la scuola deve... vede e sceglie quale indirizzo considerare in quel momento. Quindi scelta dell'indirizzo. Poi ci sarà un'altra funzionalità in cui elenca o attribuisce i bambini alle classi. Dobbiamo cominciare a immaginarci cosa fanno queste. Questa è una scuola, facciamola facile, una scuola elementare, quindi non ho gli indirizzi. Sono tutti uguali. Ho 100 domande. Ho la possibilità di fare delle classi dai 20 ai 30 bambini. Ok? Quindi 100 domande, mi vengono fuori 4 classi da 25. Come li divido nelle classi? Allora, il fatto che vengano fuori 4 classi da 25 me lo può già dire il sistema, perché ha i bambini, ha le scelte, eccetera. Poi cosa devo fare io? Beh, innanzitutto verifico che i parametri siano giusti e che quindi siano accettabili, e poi devo dividere i bambini nelle classi. E questo è un lavoro che devo fare a mano, visionando magari la domanda di ciascuno, il curriculum, la provenienza, e poi faccio delle scelte, non li dividerò in ordine alfabetico, questo si fa all'università, ma lì cerco di comporre magari le classi in qualche modo bilanciate, dove bilanciate è un criterio che hanno in testa loro, ovviamente. Quindi ciò che dovrà fare la scuola, prima di tutto è verificare se le classi sono fattibili, se riesco a farle. Magari c'è un 4, vengono fuori, ho 100 domande, vengono fuori 4 sezioni, ma io solo le aule e gli insegnanti per 2 sezioni. E allora non si può, non posso. No? Quindi dovrò verificare la fattibilità e nel caso in cui sia fattibile, spostare i bambini da una classe all'altra fino a quando la composizione di queste classi non mi soddisfa. Se sì, lo salvo e ho finito. Quindi descriviamolo ad alto livello questo, proviamo a decidere, a dire le funzioni che sto svolgendo. Allora, la prima sicuramente è scelta dell'indirizzo modulo da considerare. Visto che li considero uno alla volta, dovrò avere un menu che dice, ok, adesso facciamo il modulo da 24 ore. E allora ci sono certe domande, certe sezioni, un numero di docenti, eccetera. Poi, fatta questa scelta, avrò la verifica dei requisiti per quell'indirizzo. Cioè, avere i requisiti è qualche cosa, io me lo immagino così, poi voi potete immaginarvelo anche diversamente. Cioè, ci vorrà una pagina di riassuntiva che mi dice, ci sono tot domande, quindi potresti fare tot sezioni, oppure una in più, oppure una in meno. Hai tot insegnanti, hai tot classi, ci stai o non ci stai. Allora, alcune cose te le può già dare il sistema, se hai 1000 domande e 3 classi non puoi farlo di sicuro, e altre cose sono scelte tue a questo punto. Allora, magari preferisco fare 3 classi da 30 e 10 mandarli via, anziché fare 4 classi da 25. È una scelta. Ok? Quindi ci vuole una parte del sistema che mi permetta di fare queste scelte. Vedo i dati e decido. E poi, passata questa verifica in cui ho scelto a questo punto quanti studenti prendere e quanti no, oppure se posso prenderli, o se il sistema a monte già mi blocca, non puoi, è l'assegnazione degli studenti nelle classi.
che è una sorta di lungo elenco di studenti, a fianco di ciascuno metto la classe che gli appartiene, poi lo posso graficamente immaginare in modi diversi. Me ne vedrei un altro che a questo punto la pubblicazione dei risultati. Cioè il fatto che a un certo punto la scuola dice bene, perfetto, abbiamo tutto a posto. In un certo senso questi casi d'uso sono un po' vaghi ancora, come sono descritti qua, ma la colpa non è tutta nostra. La colpa non è tutta nostra perché chi ci ha dato il processo ti dice analizzano le richieste e provvedono alla formazione delle classi. Cioè con sei parole se la sono cavata a descrivere un processo che magari dentro è molto complesso. Quindi io lavoro un po' di immaginazione, ma poi dovrei approfondire la specifica, no, il requisito a monte per poter essere più sicuro di quali sono i casi d'uso. Quindi in un certo senso, come dire, in sede d'esame è chiaro che il modo con cui vengono valutati i casi d'uso della scuola sarà molto qualitativo. Dimmi. È un, nel senso che potrebbe, tu dici, potrebbe essere il primo passo di questi. Sì. Anche. Sì, sì, sì. Cioè, io lo vedevo più come per mappare il processo. Visto che il processo dice prendo gli indirizzi uno per volta, allora avrò una scelta di indirizzi che mi dà poi un menu delle cose che posso fare su quell'indirizzo lì. Però dipende come te lo concepisci. E se no invece l'altra parte dice verifica i requisiti, scegli quell'indirizzo, allora diventa una sub-function dell'altro. Sì. Ok? Il caso d'uso di livello user goal relativo a iscrizione ad una scuola. Allora, noi adesso qua si tratta di capire, anche quando io scrivo il testo di questo esercizio, immagino che voi nel processo, nei casi d'uso, descriviate certe cose. Poi magari le avete chiamate in un modo diverso. Io qua non ho barato, non sono andato prima a leggere come si chiamava quel caso d'uso. Il caso d'uso iscrizione ad una scuola, a cosa corrisponde? Corrisponde a questo o a questo? Vabbè, visto che si parla di casi d'uso a livello user goal, corrisponderà a questo. Che viene chiamato inserimento della domanda relativa a un figlio e non inserimento della scuola, ma è quello. Quindi ci dobbiamo fare il caso d'uso relativo a questo tipo di domanda, a questo tipo di attività. Allora, se non sbaglio, mi ero già preparato un file con i campi attraverso i quali descrivere il caso d'uso. Quindi, uno use case a livello user goal, togliamo i numerini perché ce n'è uno solo, che si chiama, con un nome particolarmente sintetico, che è questo. Copia, incolla.
Quindi use case name è questo. L'ambito è il sistema di iscrizione, iscrizione online. No, l'ambito è il sistema informativo del quale mi sto occupando. Il livello è user goal. E qui comincia il contenuto vero e proprio. L'attore primario è il genitore. Intention in context. Quindi, qual è l'intenzione nel contesto generale del sistema di iscrizione, l'intenzione che ha il genitore nel momento in cui attiva questo caso d'uso? Sì? No, no, avete i fogli bianchi vostri. Questi campi ricordateveli o scriveteveli. Cioè. L'esame è senza libri, però adesso ci pensiamo. Devo dire che non ci sono mai stato problemi gli anni scorsi di persone che si ricordassero questi campi qua, alla fine sono quattro cose. Allora, l'intenzione qual è? È il genitore, quindi il soggetto dell'intenzione è sempre l'attore primario, ok? Desidera inserire, non dico desidera inserire i dati del proprio figlio, cioè quello è un passo che deve fare, non è un obiettivo che vuole raggiungere. Più che altro deve inserire le scuole, la barra le scuole, presso cui iscrivere il proprio figlio o figlia. Poi c'è il campo interesse degli stakeholder, del o degli stakeholder. Quindi al di là dell'obiettivo di inserire il figlio, qual è l'interesse, il motivo per cui il genitore si dà questo obiettivo? Qui stiamo tornando l'obiettivo è cosa voglio fare. L'interesse è il perché lo voglio fare. Ok? Quindi lo stakeholder genitore ha come interesse il fatto di iscrivere il figlio alla scuola preferita. C'è l'interesse delle scuole che è ricevere le domande e poterle gestire con flessibilità. Cioè il fatto di avere comunque la prima, la seconda, la terza scelta, averle tutte insieme, permette di gestirle. La modalità vado in segreteria a far domanda non permetteva nessuna sinergia tra le scuole, nessuno scambio di studenti, nessuna prima, seconda scelta. Quindi l'interesse della scuola che il genitore inserisca la domanda lì e magari inserisca la prima, la seconda, la terza scelta è proprio quello di riuscire a gestire meglio la composizione delle classi, oltre che più comodamente ma anche in modo proprio più efficace. Altri stakeholder non ne vedo in questo sistema perché ci potrebbe essere il ministero. Ma... Precondizione. Allora, precondizioni, ricordiamoci cosa sono, sono le cose, le affermazioni, le condizioni che devono essere vere affinché quel caso d'uso si possa attivare. Ci sono sempre due tipi di precondizioni che
che possiamo dare per scontate e non scrivere qui. E i due tipi di precondizioni sono quelle sul login, cioè nel momento stesso in cui dico che l'attore è un genitore, vuol dire che ha un password da genitore, si è identificato al sistema come genitore, quindi automaticamente c'è una precondizione, si è autenticato come genitore, non sto a scriverla. La seconda precondizione che posso anche qui evitare di scrivere è relativa al processo. Il processo mi dice che questo viene dopo questo, e quindi in realtà una vera precondizione è, adesso in questo caso c'entra sempre la registrazione, ma anche se qua ci fosse scritto altro, c'è una precondizione che dice questo, quel caso d'uso che sicuramente che fa parte di questa activity, come precondizione devo essere passato di là. Ma questo non sto a descriverlo, perché sennò scriverei due volte la stessa cosa, l'ho detto prima nel processo e poi lo ridico nel caso d'uso. Quindi le condizioni di attivazione, per essere arrivato lì devo essere passato dall'altra parte, posso non indicarle. Qui sono in realtà, sì, in questo punto, poi devo descrivere questo processo. Quindi ci sono condizioni aggiuntive che non siano implicate dal login o che non siano implicate dal processo, che mi possono eventualmente bloccare? Direi di no. Se sono autenticato e sono registrato correttamente, posso inserire. Quindi non ce n'è nessuna. Sì. Attenzione, qui siamo su un figlio nuovo. Non siamo alla scuola in più, cioè qui adesso dovrei inserire il bambino e tutte le tre scuole. Questo è dentro, lo faremo nello scenario. Ok? Qui adesso ho finito, dice, sono nella bottone inserisci domanda, inserisci bambino, inserisci studente. Quindi se io ho un figlio in più non è che può dirmi non devi averlo. Sì? È vero? Buono. Sì. Sì. Quindi la precondizione è la precondizione temporale, essere nel periodo di iscrizione. Le iscrizioni si aprono il 15 gennaio, proprio oggi, ieri se aveste provato a usare il sistema avrebbe dovuto dirvi non puoi, quindi non è solo la scadenza finale ma anche l'apertura. Sì, sì, assolutamente sì. Allora, garanzie di successo, la garanzia di successo, parto da questa, faccio dopo quella minima, è l'affermazione che posso fare se lo scenario di sviluppo dell'attività si è concluso senza errori. Quindi posso dire che la domanda è correttamente inserita. Di garanzie minime sono invece le affermazioni che posso fare in ogni caso, anche se la domanda non, cioè se, scusate, se il processo non arriva, se lo scenario di sviluppo, in cui si sviluppa il caso d'uso non arriva a successo, cioè si blocca per qualche errore, per qualche anomalia, per qualche eccezione. Direi che qua non ce ne sono, perché o la domanda è inserita o non è inserita. Caro minimo è che non ti esploda niente in mano, cioè non c'è nulla di particolare. No? Se a un certo punto non ce la faccio, non mi ricordo il codice fiscale di mio figlio, lascio perdere, annulla tutto e riproverò domani, ma non c'è garanzia minima. Se non lo faccio, non lo faccio. Se non inserita, se alla fine non inserisco, rimane non inserita, ma cioè non succede nulla. Trigger nessuno. Trigger è l'evento che fa partire il caso d'uso. In questo caso il caso d'uso parte per volontà del genitore, qui non c'è un evento esterno che lo faccia partire in automatico, non c'è una mail che te lo scatena. Fosse la visione dei risultati, il trigger sarebbe la ricezione della mail,
ricevo una mail, clicco sul link e mi porta direttamente dentro il caso d'uso. Quindi nessuno. Il brief, se vogliamo la descrizione da tre righe di che cosa succede, è il genitore inserisce i dati del proprio figlio, punto, in seguito il genitore inserisce le informazioni sulle scuole desiderate, virgola, in ordine di preferenza, virgola, fino a un massimo di 3. In tre righe abbiamo detto cosa succede. E quindi descriviamo il caso principale. Non può salvare. Il caso principale è quello in cui non ci siano errori, eccezioni, anomalie, eccetera, eccetera. Quindi tutto si svolge come previsto e lo descriviamo sempre sotto forma di alternanza stretta tra utente e sistema, una cosa che fa l'utente e una cosa che fa il sistema. Ok? Partendo dal fatto che l'utente è entrato in questo caso d'uso, quindi ha scelto, presumibilmente su un menu precedente, la voce di inserisci, nuova domanda, allora il sistema presenta, presenta il form di inserimento dei dati del bambino. A questo punto il genitore, o l'utente, se vogliamo essere più generali, ma in realtà l'attore è il genitore, quindi è assolutamente equivalente scrivere utente o scrivere genitore, inserisce i dati dello studente. A questo punto inserito i dati li conferma, li salva, no? A questo punto cosa mi fa vedere il sistema? Mi deve permettere di selezionare la scuola. Adesso dipende quanto lo vogliamo far figo questo sistema. Se a questo punto si apre il motore di ricerca di scuole che mi permette di vederle, filtrarle, eccetera, oppure mi viene fuori un campo secco con scritto inserisci il codice a 10 cifre della scuola. Se vuoi cercare la scuola ti apri un'altra finestra e vai a cercare su quell'altro sito. No? La versione minimale, brutale, ovviamente è quest'ultima, andiamo per questa, quindi sistema presenta il form di inserimento dei dati della scuola. A questo punto il genitore inserisce i dati della scuola scelta, a meno di non voler dire io prima inserisco il codice della scuola e poi sulla base del codice della scuola lui mi presenterà le varie opzioni, quindi i moduli orari di quella scuola lì, direi che deve essere così per forza. No, ci stavo pensando, una volta che ho inserito il codice della scuola, dovrò inserire poi l'indirizzo. Se lo faccio inserire all'utente però vado in cerca di problemi. Per cui forse ha più senso fare due fasi. Ci sto pensando adesso insieme a voi, scusate, se non l'ho scritto giusto la prima volta. Chiedo il codice della scuola. A questo punto il sistema mi presenta gli indirizzi e i moduli orari di quella scuola e io scelgo tra questi. Mi piace molto di più così. Quindi, del codice della scuola. Il genitore inserisce il codice della scuola,
A questo punto il sistema mostra gli indirizzi di studio e i moduli orari della scuola. E il genitore seleziona indirizzo e modulo prescelto. A questo punto il sistema mostra un riepilogo e l'utente conferma. Ok? Ne posso fare fino a 3? Sì, ma lo gestisco poi nelle estensioni. Il caso diretto, quello dall'entrata all'uscita diretto di successo è questo, il minimo numero di azioni che mi porta dall'inizio alla fine senza errori. Adesso andiamo a chiederci quali sono le possibili estensioni o eccezioni a questo scenario. Allora, punto 1, il sistema presenta il foro di inserimento dei dati del bambino, non ci sono alternative, da lì devi passare. Punto 2, il genitore inserisce i dati dello studente, anche lì da lì devi passare. Poi c'è la possibilità che i dati dello studente inseriti dal genitore siano incompleti o errati. Allora, nel caso in cui siano incompleti o errati, nel punto 3 non ti faccio inserire la scuola, ma ti dico correggi i dati dello studente. Quindi ho il 3A, cosa fai Word? Il sistema indica che i dati inseriti sono errati, e torna al punto 2, perché il genitore a questo punto li deve correggere e reinserire. Se invece non succede questo, inserisci il codice della scuola, il genitore inserisce il codice, può essere giusto o sbagliato. Quindi il punto 5A, il codice, il sistema indica che il codice scuola errato, torna al punto 4. Poi finalmente sto genitore testone inserisce il codice giusto, allora il sistema mi fa vedere gli indirizzi di studio e i moduli orari della scuola. Qui stiamo dando per scontato, se no sarebbe grave, che una volta che ho scelto una scuola esista almeno un indirizzo di studio o un modulo orario tra cui scegliere. Cioè quando ti faccio vedere mostro un elenco e poi ti faccio scegliere una voce dell'elenco, vuol dire che l'elenco ha almeno una voce dentro, non è vuoto. Questa sarebbe un'eccezione del sistema. Non un errore dell'utente, ma un'anomalia del sistema. Perché io ho scelto una scuola talmente sfigata che quella lì non offre niente. Non dovrebbe succedere. Ma già che ci sono lo prevedo. Se dovesse mai succedere, cosa posso fare? Allora a questo punto, al punto 5, o un punto 5B, la scuola non è definito indirizzi moduli, il sistema si scusa, segnala l'anomalia
alla scuola e torna al punto 4. Vabbè, scegliene un altro. 5B. Poi finalmente allora abbiamo indirizzi, ci sono, il genitore ne seleziona uno, e visto che deve selezionare da un elenco non è che possa sbagliare a quel punto. Il sistema mostra il riepilogo. Al punto 8 il genitore può confermare, oppure il genitore al punto 8 potrà scegliere di inserire una nuova scuola. Cioè conferma va bene così, oppure aggiungi scuola, lo metto al punto 8. Cioè nel punto 7 il sistema mostra un riepilogo, io lì dentro leggo anche il bottone per poter aggiungere un'altra scuola. Quindi nell'8A posso avere il caso in cui il genitore, anziché confermare, conferma questa scuola e decide di aggiungerne un'altra. Oppure c'è il caso invece 8B in cui il genitore non conferma. Ah, scusate, nel caso 8A si vai al torna al punto 3, in cui il sistema deve presentare il form di inserimento del codice della scuola. Ok, inserisce un'altra scuola. Quale? Codice di inserimento, mancava una i. Oppure 8B, il genitore non conferma questa scuola e quindi posso tornare al punto di nuovo 3. Ah no, ho sbagliato, questa non era quella che volevo, annulla, torno al punto 3 in cui li posso inserire un'altra. Oh, è ovvio che in qualunque momento il genitore può uscire dal caso d'uso, non è in galera. Perché io dovrei dire nel punto 2, nel punto 4, nel punto 6, nel punto 8, il genitore si è stufato e è andato a fare altro. Non lo sto a dire, è sottinteso, che lui può sempre chiudere il browser, spegnere il computer. Ok? Allora, come ultimo passaggio proviamo a buttare giù dei casi,
dei mock-up, come dice il testo, relativi al caso d'uso del punto precedente. Quindi dobbiamo implementare questi 8 punti con i relativi . Allora, quanti mockup dobbiamo creare? 1 per i punti 1 e 2 del caso d'uso. Uno per i punti 3 e 4. E eventualmente il 3A. No, il 3A è messo insieme al 2, scusate. 1, 2 e 3A. Perché i dati che sono inseriti tornano al punto 2, quindi è insieme al form dei dati dello studente. Scriviamolo sotto qua così. C'è 1, 2, 3A. Poi abbiamo un altro. Che sono il 3, 4, 5A, quindi alla videata dove c'è il codice per inserire la scuola, ok? Quindi il 3 che è la funzionalità che genera quel codice, il 4 che è l'utente che la inserisce, il 5A che è il messaggio d'errore che dice il codice non è valido, che lo mettiamo sempre sulla stessa pagina lì a fianco del codice, e anche il 5B, che è un altro tipo di messaggio d'errore, ma sempre sulla stessa pagina. Quindi il secondo mockup. Il terzo mockup, gestiamo il 5, gli indirizzi e i moduli. Il 6, poi qui non ho eccezioni, quindi va bene così. E poi ho le pagine di conferma. Il riepilogo, la conferma, la conferma con aggiunta di nuova scuola, 8A, oppure la conferma con, cioè la non conferma della scuola. È tutto nello stesso. Ah no, scusate, uno sporco sul vetro, non è un puntino. Quindi ho 4 mockup in totale. Ok? Quindi vediamo se la rete ci assiste. Mettiamo la finestra di browser, allora il form di inserimento dei dati del bambino. Quindi abbiamo un titolo. Inserimento dati studente. E quali sono i dati del bambino? Andiamo un po' a controllare se li avevamo definiti. Cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza. E scuola di provenienza. Quindi abbiamo cognome, nome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, poi cosa c'era ancora? Luogo di residenza. Non c'era già un duplica? Eccolo qua, duplica. E infine, scuola di provenienza.
E a fianco ovviamente, non text_area, ma text_input, ci sarà un campetto di questi. E poi un bel bottone il minimo è più veloce che siamo stati capaci a fare. L'ho già detto, non so se c'eravate tutti, lo ripeto, all'esame non fate questa cornicetta, con le freccioline, la casetta, eccetera. No, perché c'era chi lo faceva, magari si divertiva, ma è una perdita di tempo enorme. Fate un rettangolo, quello è il browser, ok? Ci vede che è piaciuto così tanto questo disegnino del browser che tutti lo volevano fare. Ok. Con questo ci siamo tolti il primo mockup, 1, 2, manca ancora 3A, cioè dobbiamo prevedere che da qualche parte possa esserci un messaggio del tipo dati errati, modificare. Quindi aggiungiamo ancora un'etichetta, mettiamola qua per esempio. E la mettiamo in rosso e aggiungiamo una nota che dice se siamo nello step 3A, allora metti questo. Sì, una sola. Questa. No, quando mai? Quando ti è successo di trovare un sito che faceva così negli ultimi 10 anni? Prima sì. No? Tendenzialmente è bene mostrare, adesso qui, anzi, dati errati correggere non andrebbe bene, dovrei scrivere proprio cognome troppo breve, data errata, cose di questo genere. A fianco ti evidenzio i campi errati e ti permetto lì sulla stessa pagina di correggere. Ormai è una prassi. Sarebbe una pagina in più inutile, perché poi comunque devo tornare a quella pagina lì con gli errori evidenziati. Ok. Poi il passo 2 il secondo mockup è quello dell'inserimento del codice della scuola. Allora, il passo 2, scusate, non 2, quali erano? 3 e 4 sono coperti da questo mockup. Il sistema mostra la possibilità di inserire il codice della scuola e l'utente lo può inserire.
Poi qui dentro inseriamo anche 5A e 5B. Che cos'è? Il sistema indica che il codice della scuola è errato, torna al punto 4. Oppure la scuola non ha definito indirizzi. Quindi può esserci un messaggio d'errore, codice inserito errato, e questo è relativo al passo 5A, oppure un altro messaggio di tenore abbastanza diverso, errore del sistema, la scuola non ha definito o non indirizzi ed è stata avvisata, o qualcosa del genere. L'importante è che sia scritto errore, che l'errore è del sistema, non è della persona. Non ci sta. E questo per quanto riguarda lo step 5B, l'avevamo chiamato. Anche qui i post-it non siete obbligati a disegnarli carini, eh? Basta un asterisco o una freccia che si capisca che non fa parte del mock-up, ma che è un commento al mock-up. E questo è il nostro secondo mock-up. Che ci copre, come dicevamo, i passi 3, 4, 5A e 5B. Cioè tutto ciò che ruota intorno alla selezione della scuola. Poi c'è il passo successivo. Indirizzi di studio e moduli orari della scuola. Allora, il sistema mostra un elenco. Allora, possiamo duplicare questo mock-up. Anziché selezione dell'istituto scolastico, diciamo dell'indirizzo, manteniamo codice scuola e qui dentro ci mettiamo un valore. Togliamo ovviamente il bottone indirizzi, questo è un valore che dito abilitato, cioè non lo posso più modificare, ma mi fa vedere che è quello che ho inserito prima. Cognitivamente ho inserito un valore lì, ho fatto inserisci, quel valore rimane e intorno si aggiunge roba. Cosa si aggiunge? Si aggiunge l'elenco degli indirizzi offerti da quella scuola. Io ciò che posso fare è magari una tabella in cui inserisco allora, qui c'è quella sintassi un po' strana, dunque seleziona, poi posso mettere indirizzo, modulo orario. Quindi io posso farti selezionare l'indirizzo, supponiamo liceo scientifico, modulo orario 30 ore, oppure l'indirizzo liceo scientifico, modulo orario 27 ore, oppure ho il liceo classico, che ha solo il modulo orario 30 ore, ad esempio. E se non ho sbagliato la sintassi, viene fuori una cosa del genere. Potrei avere magari, se la scuola ce l'ha, un altro link di approfondimento o dettagli. In cui, al liceo scientifico, fammi vedere bene lo schemino con tutti i dettagli, eccetera, lo potrei pensare di aggiungere, ma questo, se vogliamo, è già una aggiunta che sto facendo rispetto al caso d'uso.
E poi chiedo semplicemente all'utente chiaramente di selezionare una voce e di premere il bottone seleziona, salva o seleziona. Facciamo finta che abbia scelto questo, quindi a livello anche di interfaccia utente si fa vedere che è stato scelto. Come? Non ho capito. Dettagli. Potrebbe, cioè, magari qua il scientifico 30 ore, cosa, che differenza c'è tra i due? Allora clicco su dettagli, mi fa vedere magari la tabellina oraria con le materie, cosa sono quelle 3 ore in più, se vado al pomeriggio, insomma. Questo mi soddisfa il 5 e il 6. Quando l'utente schiaccia e seleziona, viene portato alla pagina di riepilogo. Salva. La quale pagina di riepilogo mi dà codice scuola, poi mi dice che cosa ho scelto. Quindi facciamo copia e incolla, mettiamo testo, paragrafo di testo. Ho indirizzo scelto. La scuola, l'indirizzo. E poi mi chiederà conferma, annulla, oppure conferma e inserisci un'altra. Posso avere magari tre. Uno è annulla. No, fammi fare. Oppure l'altro bottone potrebbe essere non è tanto bello con i due bottoni così, bisognerebbe forse studiare una soluzione magari su conferma, poi la videata successiva aggiungi, vuoi aggiungere o vuoi terminare, non saprei. Oppure in realtà per essere più completi in questo riepilogo dovrei far vedere due scuole, magari ne ho già scelte due e aggiungo una terza. Conferma ed esci, facciamo così. E conferma e aggiungi un'altra scuola. Qui abbiamo coperto il caso 7, il sistema mostra il riepilogo, il caso 8 il genitore conferma. Il caso 8A, il genitore conferma e decide di aggiungere un'altra. Il caso 8B, il genitore non conferma, torna al punto 3. Quindi non ci rimane che da salvarlo. E manco farlo apposta, abbiamo finito. Visto che per fortuna l'esame, il primo appello è un po' in là, non è immediatamente alla fine delle lezioni, e tutto sommato le lezioni finiscono martedì, noi avendo lezione mercoledì e giovedì abbiamo un po' di giorni di polmone in più, io cercherò, poi vi avviso via mail, di mettere un giorno, un paio d'ore, se vi serve, prima dell'esame, di consulenza, qualche giorno prima dell'esame, così se avete, non faccio esercizi, non faccio lezione, guardo le vostre core, quindi se avete fatto esercizi che non vi vengono domande, eccetera, vabbè, potete venire a spicciolata, ma forse è più comodo
anche perché così si dicono le cose una volta sola, cercherò di, troverò un giorno e poi ve lo faccio sapere, ok? Prima dell'appello. Ci vediamo.